Un giorno le chiesi: perché fai girare sempre quel piccolo mappamondo? Lei mi disse che doveva farlo, altrimenti la Terra si sarebbe fermata. Le è sempre piaciuto prendermi in giro. Lei scappava sempre, era come quando cerchi di afferrare l'acqua, ma scorre via tra le dita. Mi piaceva disegnare. Disegnavo spesso un fiore per mamma e papà. Cristina, andiamo. Non sapevo il nome del fiore, poi però Gaia, un giorno, mi disse che si chiamava Lily. Forse era solo uno dei suoi soliti scherzi. Ci eravamo trasferiti da poco a Contursi, un piccolo paesino con tante campagne. Io non è che fossi tanto abituata alla vita di campagna, ma mi piaceva. Anche la nonna di Gaia aveva la sua terra e Gaia ci andava sempre perché c'era Lily, la sua piantina. Solo facciamo presto perché la vecchia non sa niente. Voi sapete come fare. Quando la vidi la prima volta, pensai: questa bimba è cattiva, perché vuole farci del male? Poi però capii che aveva qualcosa di speciale. Era diversa, proprio come me. Avevo bisogno di lei e lei di me. Eravamo opposte, ma necessarie. Tiene una capa tosta, eh? Mi pare una nonna mia, mi pare. Ma io ho preso da lei. E allora insisto. Qua dentro ci sarà una bella somma. I soldi ti servono. Devi pensare pure alla bambina. Pensaci. Ma fammi presto.
a nonna mia muretta senza una lira. Ero tanto triste. Com'era possibile che il mio papà avesse fatto una cosa così brutta? Ma è vero che sei stato tu? Togli sto coso d'acqua, non lo vedi che è sporco? Tu sei cattivo, vuoi distruggere tutto? Ehi, ma che dici? Tu lo sai, no? Io non farei mai niente di male. Io devo solo pensare a te e a tua madre. Cristi, io penso al tuo futuro. E mo vai a giocare, va? Volevo andare ad aggiustare lì. Le cose rotte si aggiustano sempre. Era tutto così buio. Cristina! 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 Scusa, mamma. Scusa, papà.